Morselli, unico modenese in gara. Qui guarda, c'è Arturo Calindri. Dopo che lo sentirete parlare a voce bassa, è un medico che risponde al contatto telefonico con tutti i suoi pazienti. Attenzione, eh? Attenzione. Sì. Sì. Si deve venire a una visita, sì. C'è un po' di gente prima di lei, sì. Sì, c'è un po' di gente in sala d'aspetto, sì. Deve fare un eco? Oh! L'ho già fatto io, sì. Mi legga pure la ricetta. Tagliare la pancetta, cubetti, cuocere a fuoco basso in una casseruola antiaderente. No, quella è la ricetta della carbonara. Ah, non la può più mangiare? Ah, non mangia più, non beve più? Cos'è, la pressione alta? Ah no, la pensione bassa. Quanti anni ha? 93? Ha già mangiato abbastanza. Poi ha male un testicolo. Sarà l'età. Ha l'altro la stessa età, ma non gli fa mica male. Sì. La posso mandare da un urologo. Sì. Cos'è l'urologo? È uno che glielo prende, glielo gira, glielo mette a posto, glielo guarda. Sì, visita da privato più o meno 250 euro. Ah, un'amica che per 50 gli fa le stesse cose? Sì. Capito che... Stanno ridendo anche in regia, sì, sì. Sandro Barbieri, che ha montato queste cose, le ha viste e riviste, continua a ridere invece di stare attento alla regia. Stasera si ride. Morselli e Modenese. Massimo Morselli, Modenese, ha sfiorato la vittoria assoluta al festival. Sì. Dal 1994, dalla prima edizione, un Modenese non vince Modena. Parla tutto serio, tutto. Sai che i televisivi hanno votato molto lui, proprio coloro che sono in televisione, i giurati proprio che si occupano solo di televisione, lo hanno proprio votato. È veramente Morselli. Credo avrà molti margini. Allora devo dire che Riccardo Benigni